Buonasera, questa sera siamo in compagnia dell'ingegnere Franco Casamento in rappresentanza del movimento politico Noi di Geosamarea e parliamo un po' dell'estate appena trascorsa e dei problemi che ci sono stati a Geosamarea. Come movimento politico voi avevate già fatto una lettera al sindaco a luglio 2014 ponendo l'accento su alcuni problemi diciamo, esistenti a Geosamarea da parecchi anni, non è solo quest'anno. Adesso diciamo, quello si è verificato, ci sono stati problemi quest'estate per quanto riguarda le fognature. Voi che cosa avete intenzione di fare adesso? Sì, intanto buonasera. Più che altro le nostre sono state delle considerazioni che purtroppo si sono verificate. Ne leggo proprio uno stralcio giusto per, come dicevi tu, il 3 luglio abbiamo protocollato questa lettera dove dicevamo che i fatti dicono che ogni anno, e da moltissimi anni, a luglio ed agosto si sentono e si vedono gli scarichi fognari sulla spiaggia e molte giornate la fogna in acqua è vergognosamente compagna delle nostre attività balneari. Cioè era un problema, in poche parole, che non è si è presentato quest'anno, è un problema che purtroppo da più anni si verifica. Però l'intento di questa lettera era sempre rivolta al depuratore, cioè noi non avevamo fatto un'azione di critica con questa lettera riguardo le fognature, le problematiche che sappiamo. Il nostro vero obiettivo è sempre il depuratore. Infatti io sono qua non perché voglio dire qualche cosa, o meglio, perché il nostro movimento vuol dire qualcosa su quello che si è verificato in quest'estate, perché è già stato detto tanto, si è visto tanto. Noi insistiamo sul depuratore. Oggi io rappresento il movimento Noè e dico che desideriamo fare un appello ai cittadini, un appello costruttivo affinché ciascun cittadino, quando incontra un amministratore, un consigliere, il sindaco stesso, un componente della giunta, lo stressi. Nel senso, a che punto siamo con questo depuratore? È un finanziamento che non possiamo perdere. I rischi li dobbiamo portare a zero. Nella speranza, così come è stato detto negli ultimi consigli comunali, che la situazione dal punto di vista burocratico è caso ok, ottimo. Ma anche se c'è l'1% di rischio, noi cittadini di Geosamarea dobbiamo fare in modo che questo 1% sia zero. Quindi invitiamo tutti i cittadini, anche te, anche Paolo, affinché possano stressare i nostri amministratori nell'ottica di ridurre a zero la problematica sui due depuratori indispensabili per parlare di turismo, per parlare di lavoro, per parlare di politica presente e anche futura. Ecco, siccome sappiamo che hai seguito l'iter di questi finanziamenti, di questi lavori, magari riepilogo, perché hai scritto anche personalmente delle lettere all'amministrazione già da qualche anno, ma facci un sunto per chi magari non è al corrente della situazione. Sì, purtroppo il 2 gennaio del 2015 festeggio i miei primi 2 anni, cioè la mia prima lettera di criticità, che poi di questo si tratta, è partita il 2 gennaio del 2013 nel tentativo, ad oggi non riuscito, ma io continuo lo stesso, di dare alcuni elementi soprattutto a tutti gli amministratori affinché potevano prendere quelle criticità e portarle avanti. A mio giudizio questo non è accaduto, ma io vado avanti e sia come cittadino e come movimento Noè. Piuttosto che fare la sintesi, se tu sei d'accordo, aspettiamo il prossimo consiglio comunale. Perché ho visto che è stato richiesto un consiglio, ho visto che era straordinario, insomma, a nostro giudizio. Il gruppo di minoranza, esatto, ha richiesto la convocazione del Quindi consiglio comunale. Aspettiamo un attimino questo consiglio, così poi magari ci sarà occasione per approfondire il tutto. Nel frattempo, come avete visto, io anche su Facebook, oltre che a scriverlo ufficialmente,
ci siamo messi un po' a disposizione, io stesso come tecnico mi sono messo a disposizione e per il Borgo San Francesco e per il depuratore, però per non essere uno spot elettorale, per non essere soltanto una cosa in modo tale che le persone possano dire quello si vuole fare vedere, il movimento si vuole mettere in mostra e basta. La condizione essenziale per poter aiutare i nostri amministratori è la documentazione. Dobbiamo avere la documentazione in modo tale che si parta da degli elementi oggettivi e su quei elementi oggettivi dare per quel che si può il contributo, è mio come tecnico e del movimento.